Allora, amici di calcio pazzo, consueta rubrica di rassegna stampa e calcio mercato, con un po' di ritardo perché oggi c'è stata la vicenda: la vicenda Petraghi. Insomma, io da, da buon romanista, devo dare priorità a queste cose. Per cui ho, da, ho fatto uscire all'orario dove esce di solito questa, questa rubrica, ho fatto uscire quella. Eh, Luis Alberto al Siviglia Lazio Lazare Smentice, ci vediamo a pronzo. Vabbè, queste sono parole che lasciano il tempo che trovano. Quanta gente ha iniziato il ritiro con una squadra e poi l'ha finito con un'altra. Io credo che ormai il percorso tra le due squadre. Tra, le due squadre tra, tra il giocatore e la squadra prenda percorsi diversi. Per cui, insomma, credo che poi alla fine verrà ceduto. Questa è la mia sensazione, eh, poi magari mi sbaglio. Eh, Bennaserra, ultima idea! Eh, allora, Bennasera è un ottimo giocatore secondo me che può crescere. Diciamo che se il Milan mi prende tutto l'Empoli non so che campionato può fare, diciamo da alti vertici, non lo so. Perché questi sono giocatori che inseriti in un contesto che funziona possono crescere, ma stiamo parlando comunque di gente giovane, quindi non lo so, se tu ti presenti col centrocampo che aveva l'Empoli l'anno scorso mm, non parti bene. Questo che significa? Che ha rinunciato a Beretù? No, che si sta guardando incontro, intorno perché le richieste per Beretù non sono eccessive. Tra l'altro, come sappiamo, come ho detto questa mattina, c'è anche un forte interesse da parte del Lione che, si se si mette a fare gara, molto probabilmente ha più soldi da spendere del, del Milan e della Roma. Zagnolo, vabbè, giustamente è stato bacchettato da Petraghi. Io spero che lui sia una persona intelligente. Zagnolo che prenda col, col giusto peso queste parole dure, giustamente dure, e che voglia tornare e mettersi a disposizione per migliorare laddove c'è da migliorare, perché comunque è un calciatore giovane che ha enormi, enormi eh, enorme possibilità di crescita. E spero che questa, questa crescita, questa crescita la voglia oggi. Non riesca a parlare. Questa crescita la voglia operare all'interno della Roma. Chiusura anche su Barello: lo abbiamo detto. Vuole solo l'Inter e quindi è giusto che vada all'Inter. Eh, Zanetti allontana il Barcellona: nessuna offerta per Lautaro Martinez. Ma Mattiello ha firmato per il Cagliari venerdì. Le visite mediche: Veredu ha chiesto la cessione. E un fondo Catariota si sta interessando al Milan. Molto bene. E quindi è questo, il, il nodo di Veretù è questo qua. Eh, veredù, per Veretù la Fiorentina vuole i soldi. Non vuole De non vuole Gasdorp non vuole Biglia, non vuole eh, Tizio e Caio Borini, eccetera. Vuole i soldi. Perché? Perché è evidente che molto probabilmente qualcun altro andrebbe a coprire questa spesa, vedi il Lione E per cui giustamente, rega, eh, se c'hai i soldi senza soldi non si canta la messa, come si dice. Andiamo su One Football, vediamo che ci dice OneFootball, ci dirà più o meno le stesse cose. Ufficiale Gigi Buffon torna alla Juventus, eh, beh vabbè, eh, lo sapevamo, insomma, eh, secondo me a livello di leadership comunque è un giocatore importante, è un altro capitano in più all'interno di una rosa che già ne ha di leader, per cui va bene, chiaramente... Gli sarà stato garantito un minimo di partite per arrivare al record e più giocherà chiaramente credo la Coppa Italia eh, ci sta è anche una chioccia per Scesni, i due già si conoscono per cui sul, sul tipo di acquisto non ho nulla da dire eh, Rob si ritira addio al calcio ho giocato chiudo qui la mia carriera va bene Pedraghi chiama Iguain, lo abbiamo detto nel video uscito prima di questo qui Raul Albiolo è il nuovo giocatore del Villarreal. Barella. Capitolo Chiuso. Cinque ufficialità di cui non ci siamo accorti. Ma difficile che non me ne so accorto. Comunque andiamo a vedere. Eh, vediamo quali sono. Valomberami. Ok, che è andato via. Avevamo. Dopo otto stagioni al Chelsea. Contraddistinte da una sola presenza in Premier League. Ah, Lucas Piazzon. Piazzon credo si dica, non lo so che è Veneto Piazzon <ride> no, brasiliano ovviamente è senza contratto il brasiliano ha 25 anni è andato in scadenza con i Blues e al momento la squadra più interessata a lui è il Bejiktas eh, poi vabbè Simic vabbè ma chi se ne frega chi se ne frega rega, chi se ne frega questi sono affari minori non fregano niente a nessuno calcio mercato Roma Strott ma può, può, può zonzare <ride> Strott oggi oh, cioè, oggi sto proprio lesso. sarà il caldo non riesco neanche a parlare quindi, niente, va bene così. Uh, dai, non c'è niente. So, non, non è successo niente. Oggi non è successo veramente niente. Abbiamo 75 giocatori, 60 non funzionali. 75 giocatori, c'hai, cioè, frate? E che cazzo so? C'è l'elenco? Siamo in difficoltà perché abbiamo 73 contratti in essere, più 2 di rientro a dicembre, quindi 75 calciatori, di cui 60 non funzionano nel nostro progetto Che devono essere ceduti. So affari tua, frate, che te devo dire? In bocca al lupo, mi sei simpatico, ti voglio bene per quello che hai fatto con noi, però insomma non vorrei stare nei tuoi panni, o forse sì, visto quello che guadagni. Vabbè ragazzi, Franky Lampard, nuovo allenatore del Chelsea vuole Drogba nello staff tecnico, facciamo tutte queste rimpatriate. Vabbè, non mi sembra che ci sia più nulla. Ufficiale addio di Gianfranco Zola, è stato l'assistente di Sarri e va bene così. Eh, Bruno Fernandes sarebbe il centrocampista bomber nel Mirino del Manchester United, darebbe via libera a Pogba che ne so, vedremo. Ragazzi, io mi gira a testa sinceramente mi mi sa che mi vado a sdraiare, non mi sento molto bene. Vi saluto, vi ringrazio. Un saluto e sempre caccio paccio. Che faremo con Ringrazio? No, però c'è un'assonanza. Un